Tua madre mi ha detto che saresti venuta e così ti ho preparato la crostata, so che ti piace. Grazie Agnese, ma non si doveva disturbare, per niente. Non ho più nessuno da viziare. Quando posso, non mi faccio scappare l'occasione. con permesso. Prego. Hai visto che ne è valsa la pena di venire qui? Ti sei guadagnato la crostata di Agnese. Senti, forse ti sembrerà un po' strano, ma ho voglia di condividere qualche cosa con te. Dovremmo parlare di più noi due. E poi da quando sei andata a vivere da sola ci vediamo ancora meno di prima. E mi dispiace che tu non ti voglia più confidare con me. Mamma, io non mi sono mai confidata con te. E il perché lo sai? No, invece non lo so. Ma adesso però lo voglio sapere. Perché ogni volta che ho provato a raccontarti qualcosa di mio, di privato, tu o mi hai criticato o hai usato quell'informazione contro di me. Non è vero, forse? Ma no, no, assolutamente no. Ma sei tu che sei prevenuta, scusa. E poi io sono stufa che tu abbia sempre questo atteggiamento critico nei miei confronti. Ma sei adulta ormai, sei una donna. Ma non possiamo avere un rapporto più maturo io e te? Va bene, allora vuoi sapere davvero quello che mi passa per la testa, quello che sto facendo? Te lo dirò. Così vediamo se accetterai le mie scelte senza giudicarmi come fai sempre. Ho passato la notte a casa di Marco Della Rocca. E mi sono divertita, sai, anche parecchio. Contenta? Che cosa? Non hai abbastanza immaginazione per capire quello che abbiamo fatto, te lo devo spiegare. Scusami. Niente di nuovo. Me l'immaginavo.